Eccolo, fierissimo. Eccola là, è Zelda. AC-130 alleato in arrivo. Space Gamers, benvenuti in un nuovo episodio di Zelda Tears of the Kingdom. Ragazzi miei, oggi episodio di trama. Episodio di trama che partirà con una lacrima di drago. Perché abbiamo visto nello scorso episodio che sono molto molto importanti per la trama. E quindi, quale buon inizio episodio con un bel ricordo. Vediamo che cosa hanno da dirci. Per adesso l'unico ricordo che abbiamo fatto sembra essere molto più importante delle storie, insomma, dei popoli, degli Zura che abbiamo fatto qualche episodio fa. E adesso dobbiamo cercare una lacrima qua. Mi sembra che si trovino così. Eccolo qua, già trovato. Vediamo dove si colloca temporalmente questo ricordo. Ok, è l'arrivo di Zelda quando risvegliamo la mummia. Guarda. Oh, poveretta. Ah. Sono. Non volevamo spaventarti. Perdonaci. Mi presento. Io sono Sonia. E tu invece? Come ti chiami? Io sono la figlia di Re Rohan di Hyrule. Mi chiamo Zelda. Che risposta inaspettata. Il regno di Hyrule è stato fondato da noi due. Mi sembra bizzarro che ci sia un altro re. Voi due avete fondato Hyrule. E voi siete il re. Sì. Io sono Raul, sovrano di queste terre. La regina Sonia e re Raul. No, non può essere. È durato meno questa volta. Però, diciamo che ha confermato le nostre teorie dello scorso episodio, ma diciamo che era abbastanza palese, dai. Bene ragazzi, abbiamo anche un'altra posizione di un altro geoglifo, perché comunque questi disegni sono legati alla missione di Impa. Vediamo, ritroviamo tutti prima di arrivare all'ipotetico finale, cosa succede, sono curioso. Però noi dobbiamo procedere con i popoli e, come ho già detto, voglio fare lo stesso giro che ho fatto in Breath of the Wild. Quindi il prossimo popolo, ho già sbloccato il TP per arrivarci subito. Prossimo popolo, ragazzi, i Goron. Andiamo a vedere la loro missione. Abbiamo capito fondamentalmente che la Zelda che vediamo, diciamo, nel presente è un'altra Zelda. Non sappiamo se è una versione cattiva o è un'illusione di Ganondorf, però non è sicuramente la Zelda che conosciamo, anche perché la Zelda che conosciamo è indietro nel passato. E come ci ha già detto Re Dorefan, il re degli Zora, anzi ex re degli Zora, perché adesso Sidon è il re degli Zora, quella Zelda l'ho attaccato, anzi ha izzato contro una creatura di Melma che lo ha praticamente sconfitto. E quindi quella Zelda sembra essere cattiva. Dobbiamo vedere, dobbiamo capire. Vediamo se anche i Goron sono stati attaccati da quella Zelda. Lui dovrebbe essere il re, se non sbaglio, Bludo. E così anche il guardiano Kukren ha perso il senno. E pensare che gli avevo detto di stare lontano dalla ghiottoroccia. In effetti ho notato che i Goron hanno tutti gli occhi rossi. Quindi può essere che il miasma ha infettato delle rocce che loro mangiavano e adesso sono impazziti. Ecco perché sono tutti così strani. È per la ghiottoroccia che sta estraendo il presidente Yunobo, vero?
Io non mi ricordo come si chiamava il guardiano del disco, cioè di Breath of the Wild. Si può sapere cosa state preparando voi? Eccolo, fierissimo. Non starete mica sparlando della ghiotto roccia voi. Eh? Ah, Yunobo si chiamava, ok. A me sembra tutto perfettamente normale. Adesso piantatela di dire stupidaggini e venite immediatamente qua. Eh? Guarda un po' chi si vede. Niente proprio di meno che Link in persona. Sei così insipido che non mi ero nemmeno accorto che fossi qua. Ehi, Yunobo, si può sapere che ti prende? Bel modo di trattare un ospite. Che ospite, oserei dire. Capo, voglio dire, Bludo, ancora non mi ha imparato a stare al tuo posto, eh? Tokachin, chi è che sta tenendo in piedi la città di Goron? È il gruppo Yunobo. Ofrak, e chi è che ha creato il gruppo Yunobo? Il presidente Yunobo, giustamente. Adesso ci sei arrivato, Bludo? Non c'è più posto per te qua. Bah, non posso certo fare finta di niente quando tu... Sì, vabbè, ma dimmi, Link, cosa ti porta nella città di Goron? Stai cercando la principessa Zelda e vuoi sapere se è successo qualcosa di strano? La principessa Zelda. Avevo sentito che era scomparsa, ma mi stupisce che non sia stata ancora ritrovata. Anche perché quella bella criniera bionda non passa certo inosservata. Criniera bionda? Vuoi dire capelli biondi? Oh, ma è lo stesso colore dei capelli di quella ragazza con cui il presidente Yunobo negozia la ghiotto roccia. Attenzione. Ehi, mostriciattoli, non mettete il naso in faccende che non vi riguardano. Dicevamo, la città dei Goron è il ritratto della pace. Noi non c'entriamo nulla con quanto è successo alla principessa Zelda. Qui non c'è nulla di cui preoccuparsi, quindi puoi andare a cercare altrove, testa di masso. E adesso vado a procurarmi un po' di ghiotto roccia. Non sta bene far aspettare una signora. Penso che lo seguiremo. Tu non vai da nessuna parte, Yunobo. Se porti altra ghiotto roccia, io ti... La mia schiena, mannaggia. Voi fossoli dovreste starvene seduti e badare ai vostri reumatismi senza impicciarvi. Tokachin, Ofrak, andiamo. Ci attendono alla sede del gruppo Yunobo. Bellissimo come si muovono. È il momento di fare un po' di pedinamento. I pantaloni di fuoco che abbiamo già trovato, ragazzi, ci serviranno tanto in questa zona. Ma dobbiamo... qui vendono l'armatura resistente al fuoco, dato che questa è una zona vulcanica, insomma. Forse ci serviranno altri pezzi, però, eh. Quindi non voglio spendere troppe rupie, però mi sa che dovremo farlo. I pantaloni mi sa che non bastano. No, aiutiamo qua. Arriviamo in soccorso. Bello! Fatti sotto. Oh, l'ho shottato. Dammi da magna. Forza. Forza il premio. Esci. Grotta qui vicino al tesoro di Lambda, ragazzi. Attenzione, attenzione. Si ribalta l'episodio. Grotta. Cerchiamo grotta. Grotta, grotta, grotta. Grotta. C'è anche questo. Questo è un simbolo chiaro di un tesoro di Lambda, quindi entriamo. Facciamo una piccola deviazione all'episodio, ci sta... Oh cavolo, oh cavolo, cavolo, cavolo. Dicevamo? Ci serve qualcosa per resistere al calore, porca miseria. Ok, niente, l'episodio non si ribalta, ci torneremo. Dobbiamo comprare un'armatura resistente al fuoco. La vendono i Goron, però costicchia parecchio, raga. Attenzione a questo. E basta. Ma va a fangapo, va. Aia. Che è successo? Forza. Oh, ma tu sei il signore di prima. Tu conosci il presidente Yunobo. Il presidente è in trattativa con la ragazza bionda per la ghiotto roccia in questo momento. Non può entrare nessuno. Quella ragazza non mi piace. Di sicuro è colpa della ghiotto roccia se in città sono andati tutti fuori di testa. Vero. E il presidente ha detto che anche quella strana maschera che indossa... gliel'ha data la ragazza. Il presidente è sempre stato molto gentile con tutti, ma da quando si è messo quella strana maschera è cambiato.
Ehi, il presidente Yunobo è tuo amico, giusto? Il gruppo Yunobo è nato per aiutare gli altri, ma adesso sembra che faccia stare male tutti, e non va bene. Se ci prometti che, che convincerai il presidente a smettere di estrarre la ghiottoroccia, ti lasciamo passare. Ci proviamo. Hai sentito? Sì, magari adesso il presidente Yunobo tornerà gentile come prima. Oh, in realtà all'interno fa molto caldo, mi sa che è un po' pericoloso se entri così come sei. Se non hai l'equipaggiamento resistente al fuoco, meglio se passi prima in sede per prepararti. Vediamo se qua c'hanno qualcosa. Mi sa di sì. Attenzione. Attenzione. Ci fottiamo questa. Dammi l'armatura, bello. Non è potenziata, però. Stica. Qui ho sbagliato a dire una cosa, ragazzi. Perché i pantaloni del fuoco non ci danno protezione dal fuoco. Ma in ambienti caldi, quindi in un ambiente come questo, ci aumentano l'attacco. Sono buoni comunque, però non ci servono per resistere al caldo. Io andrei prima a prendere il tesoro, sinceramente. Vediamo come va la situazione adesso. Perfezione. Perfezione. Siamo resistenti al fuoco. Abbiamo anche sta mazza elettrica, che non è affatto male. Soprattutto l'elettrico, raga. Sapete quanto rompe le scatole. Vediamo se c'è un'altra strada qui. Speriamo. Ah, perfezione, perfezione. Ci abbiamo tutti i marchingegni degli Zonau. Perfetto. Quando basti? Della lava. Ma che belli che siamo. Beh, è il tesoro di Lambda più facile che abbiamo mai trovato, sinceramente. Spero che sia buono. Speriamo. Copricapo del fuoco, l'immortacci vostra. Bellissimo. Bellissimo. Abbiamo un altro set. Quanto siamo fighi. Quindi un altro pezzo del set del fuoco, ragazzi. Ci manca soltanto l'armatura. Ma quanto siamo belli. Abbiamo comunque un set sbroccato in questa zona. Cioè adesso abbiamo due set che ci aumentano l'attacco al caldo. E abbiamo il pezzo che ci protegge dal caldo. Siamo devastanti. Perfezione, perfezione. Ragazzi, siamo fortissimi. Andiamo a salvare l'amico nostro, va? No, si è spento. Oh, avete capito, ragazzi? Quindi abbiamo un segnale che ci avvisa quando il buff è attivo. Le corna sono spente adesso, perché non siamo in una zona troppo calda. Però adesso che entreremo qui nella caverna, che è una zona calda, si illumineranno le corna. Giusto? Ecco, vedete? Madonna, ragazzi, madonna. È lei, ragazzi. È lei. Basta, presidente. Vogliamo che tu ti tolga quella maschera strana e ritorni a essere il presidente Yunobo a cui vogliamo bene tutti. Sassolini. Zelda. Girati. Affrontami. Li controlla la mente. La principessa Zelda ha ragione. La ghiottoroccia rende tutti felici. Boss fight? Azzarola. Leidon, aiutami. Attenzione a questo. Madonna, che razzo. Che è? Ma fu sciottato. Frate? A posto. Ah, dobbiamo rompergli la maschera. Perfetto. Sidon. Potenza me. Che soggetto, che soggetto. Ah, basta solo un colpo, raga. Quasi rotta, dai. Molto, molto semplice questa boss fight. Possiamo dirlo? Possiamo dirlo. Decisamente troppo semplice. Ah, questa volta deve fare due volte. Perfetto. Ancora. Ehi, ti stordisci più? Ma forse dobbiamo fargli colpire una roccia, sapete? Che roccia? Questa. Vieni qua. Ecco qua. No, ancora? Cosa devi rompere, sore? Aia. Ok. Si è stordito. Maschera rotta. Dovrebbe tornare in sé. Che cosa ho fatto?
Tocaci, Nofrak, state bene? Acciroccia, che cosa è successo? Non ricordo nulla di cosa è successo dopo aver indossato la maschera che mi ha dato la principessa Zelda. Devo chiederle di raccontarmi tutto. Oh, sì, dove è finita? Vieni qua, vieni. Principessa Zelda? Ecco, addio. Ci ha chiuso l'entrata, pezza di vomito. Tutti bene? Non siete feriti, vero? Sta a posto, frate. Oh, anche lui sente il suono. Un altro antenato che lo sta chiamando? Cos'è stato? Mi è sembrato di sentire qualcosa. Ma adesso non importa, la principessa Zelda è fuori dalla grotta. Quella ragazza con i capelli biondi era la principessa Zelda. Dovevo chiederle di quella strana maschera e quella ghiottoroccia. Dobbiamo uscire da qui al più presto e andare a cercarla. Solo la mia carica può distruggere quelle rocce rosse che bloccano l'accesso. Il problema è che quando carico non vedo dove vado, acciroccia. Link, dovrei guidarmi tu. Perfetto, abbiamo il potere di Yunobo. Oh, addirittura, fighissimo. Ma che bello! Beyblade, Boyblade, bam 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 bam. Adesso possiamo uscire. Se corriamo possiamo raggiungere la principessa Zelda. Penso proprio che se ne sia andata un bel po' di tempo fa. Principessa Zelda? Acciroccia, non la vedo. Eh? Oh, un sacrario. È quel fumo rosso che esce dalla cima del Monte Morte? Cos'è? Non te la ricordi, presidente Yunobo? Sei stato tu a dirci che il fumo rosso è pericoloso e che non dovevamo avvicinarci. È apparso quando si è sollevato il castello di Hyrule e c'è stato il cataclisma. La terra ha tremato violentemente anche qui e temevi tanto che il Monte Morte potesse eruttare di nuovo. Sei anche andato a controllare. Già, e quando sei tornato al Monte Morte avevi indosso quella maschera. Eh? Ora me lo ricordo. Sì, ho visto la principessa Zelda al cratere del Monte Morte. Mi ha parlato e mi ha detto di indossare quella maschera. Vuol dire che la principessa Zelda vive sul Monte Morte? Beh, di certo ora non è qui. Magari se andiamo sul Monte Morte. Toccaci, Nofrak, andrò a cercare la principessa Zelda. Non posso portarvi con me, però. Vi prometto che le chiederò come riportare tutti alla normalità. Vi prego, fidatevi di me e aspettateci in città, acciroccia. Link, vieni con me fino al Monte Morte? Dobbiamo cercare la principessa Zelda. E c'ha chi fa? Per salire ci sono i carrelli. Meno male che ci sei tu, Yunobo. Se no io già mi sarei impanicato. Sarei andato... Dov'è? La torre. Ah, è lontana la torre. Molto lontana. Sta quasi... Easy peasy. Basta che non incontriamo strade rotte. Va tutto bene. Io me ne vado. Forse non dovevo farlo col colpo elettrico. Oh... Mi sa che abbiamo degli ostacoli. Mi sa tanto che avremo degli ostacoli. Scusami. Dove è andato? Io cercherò di fare più o meno come abbiamo fatto con Sidon. Quindi facciamo un episodio, anzi due episodi di trama, dove finiamo in questo caso la quest dei Goron. E poi ci facciamo un paio di episodi di esplorazione. Così andiamo tranquilli, andiamo bene. Giusto per capire un po' meglio il potere dello Schematrix, no? Io levo questo. Schematrix. Posso creare quello che ho fatto prima. Quindi un carrello con una rotaia. Un carrello con una rotaia. Crea. Perfezione. Quindi i materiali che ci mancano ci tolgono zonanio. Ecco, abbiamo trovato a cosa serve lo zonanio. Io non per dire, ma la smetterei di mangiare quella roba. Giusto così. Dobbiamo capire come aumentare la batteria, raga. Ci abbiamo delle cose per aumentare la batteria. Che sarebbero questi? Sfere di energia zonao. Materia può essere usato... Dai, crea congegni Zonao o per recuperare una piccola quantità di energia Zonao. Mi sa che dobbiamo usare questi. Ma non è questo il gioco. Prendiamo il nostro fidato carrello e moriamo nella lava.
Abbiamo un problema. Beh, in realtà facciamo solo questa strada qui. Ehi, fratellino, vieni qua. Bello, grande mira. No, non te andare. Che mira, che cecchino. Perfezione. Grazie. Allora, potremmo farci male. Potremmo farci molto male. Ma ci divertiremo sicuramente. Come non toccare il mio carrello? Oh, va bene, ho capito. Abbiamo il carrello qua sotto, prendiamo il nostro. Ma questa è una cassa. Ehi, l'avevo vista di sfuggita. Meno male che me ne sono accorto. Dammi il potere. Il potere, dammi qualcosa. Batti rocce, lo accettiamo. Va bene, signori. Io ci ho provato. Addio. Sto bello. Il più potente di tutti. Come salire? Velocemente. Sulla montagna. Ah, così abbiamo il TP pure. Bello, ce lo facciamo pure, dai. Questo sa che è il mio quarto, quindi possiamo prenderci un cuore in più. La leva del comando. Dobbiamo semplicemente guidare nella lava? Mi dici questo? Così semplice? Per adesso sembra di sì. Prego, prego, passeggero a bordo. Grazie. Perfetto. Colleghiamo. E torniamo. No, indietro. No, calma, calma, veicolo, calma, calma, calma. Il monster truck stiamo guidando. E la prima l'abbiamo fatta. Tu ci dai la cassa? Più facile così si muore. Arco del golem massiccio. E buttiamo questo. Che però qui dice non si può fare qui. E invece si può fare. Ok, lasciamo perdere, lasciamo perdere, lasciamo perdere. Investiamo il golemino. Mi dispiace, mi dispiace. Ma non è che gli abbia fatto così tanti danni, eh. Mi scusi, mi scusi. Abbiamo da fare. Ti levi dalle scatole. Dove sto andando? Olè. Ah, ne bastano... Vabbè, se, effettivamente se siamo già a mezz'aria ne bastano due così. Ma tipo per spiccare il volo non ne ho idea. Che figata, ragazzi. Che figata. Ti avvicini qua e poi ti fermi. E poi volerà da solo, sbattendo contro qualsiasi cosa. sì, si dovrebbe spostare un attimo. Grazie. Era ancora il nostro terzo questo, purtroppo. Quindi ancora non possiamo prenderci il cuore in più. Noi stiamo salendo proprio nella maniera più figa che possiamo salire. Sono sicuro, il posto era questo. Quando sono venuto a controllare sul Monte Morte, Zelda era in piedi proprio qui, roccia. Sì, sì, poi mi ha dato una maschera e mi ha detto di metterla e poi... Acci, roccia, ho un vuoto completo. Non ricordo niente di cosa è successo dopo. Eccola là, è Zelda. Principessa, devo chiedervi una cosa. Lassù è pericoloso, venite qui, così. Non se ne è fregata molto Zelda. Io devo sfidare quella cosa? Hai visto cosa è uscito dal cratere? Sono mostri di roccia rossa, anzi no, è un unico mostro a tre teste. Da dove a Ciroccia viene un bestione così grosso? Chi avrebbe mai detto che nel Monte Morte si nascondesse una creatura del genere? Se non ci sbarazziamo di quel mostro, la principessa Zelda sarà in guai seri. Oh, ma lo vuoi capire che non se ne frega niente? Ma da qui il mio attacco carica non lo raggiungerà mai. Cosa facciamo, Link? Bella domanda. La domanda ha appena avuto una risposta. Ecco come facciamo a raggiungerlo.
Abbiamo due batterie. Speriamo basti. Mi sono incastrato. Yunobo, aiutatemi. Dobbiamo fare una cosa più giusta, secondo me. Dobbiamo volare di qua. E adesso possiamo volare. Let's fucking go. Andiamo, Yunobo. Che rocce devi rompere? Ah, sulla testa loro? È un po' incasinata sta parte, ragazzi. È un po' tanto incasinata. E adesso via. Adesso jet. Dobbiamo ogni volta prendere un nuovo velivolo. Veniamo in pace. Vogliamo soltanto spararvi uno Yunobo addosso. Aia, 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 aia. Mi fate volare in pace? Ma che rendiamo? Ma vaffanculo a te che ci arrendiamo. Sì, il frame rate muore. AC-130 alleato in arrivo. Raga, fra 10 uccisioni chiamiamo la nucleare. Aspetta, no, non ci colpire. Vai, Yunobo! Ma quanto godo! Andiamocene, andiamocene. Oh, questa volta non ci distruggono in mezzo. No, 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 no. Andiamo, andiamo, andiamo. Vai, Yunobo! Quanto godo! In qualche modo ce l'abbiamo fatta, ma che roccidenti di mostro era. Credevo che la principessa Zelda fosse svanita in questo punto, ma... Aspetta, non vorrei dirmi che è caduta in quel precipizio, vero? Sarebbe una vera tragedia, Ciroccia. Dobbiamo sbrigarci a raggiungerla. È proprio idiota questo, comunque. Principessa Zelda, sto arrivando a salvarti. Mannaggia a te, Link, che non parli. Mannaggia a te, veramente. Ah, andiamo nel sottosuolo. Hai capito? Beh, giustamente, un dungeon era nel sottosuolo e un dungeon... Anzi, un dungeon era in cielo e un dungeon sarà nel sottosuolo. Una lucettina per me, eccola. Il mio migliore amico nel sottosuolo. La radice luminosa. Luce, 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 luce. Luce, luce, luce. Luce, luce, luce. Beh, ragazzi, benvenuti a Lost Izalith. Attenzione. Che voce profonda. Vieni da me. Voldemort. Il vieni da me è palesemente preso da Harry Potter e la Camera dei Segreti. Vieni. Vieni da me. Minchia, raga, è proprio lo Stazelet comunque. Cioè, è identica. Bravissimo. Non mi interessa che ci sono uccelli alla morte. Datemi po'. Oddio, santo, santo. Che? Ah, effettivamente, raga. Minchia, non ci avevo pensato. Che? No, in realtà quelli là corazzati possiamo distruggerli con Yunobo, effettivamente. Mazza che mira. Oh, ma c'è vuole da me? Datti zitto e fermo. Aia, mi sto morendo qua, eh. Vai. Coso elettrico, elettrico acqua. Siamo fortissimi. Oh, una bella visitina nella lava, te la vuoi fare? Bravo. Allora, qua ci abbiamo bisogno di un po' di lucetta, perché io non vedo. Figuratevi voi da YouTube che non vedete proprio zero. Guarda quanti bei po. Tutti i miei, datemi tutti i po. Ma voi non siete proprio niente, non date. Siete proprio inutili. Vuoi venire qua? Ho capito, va. Vai. Io voglio solo prendere i miei po'. Devi ritornare subito alla radice un attimo. Fatemi recuperare i cuori. Poi dobbiamo capire come muoverci. Mi sa che dobbiamo prendere un mezzo. Guarda, sono fighissimo tutto illuminato con il potere del fuoco. Sono spettacolare. La macchina è pronta, ma mancherebbe la guida. Effettivamente mancherebbe quello. C'è bisogno ogni volta che devo usare un mezzo che tu devi fare tutto sto casino. Vai là, va. Possibilmente che non vai fuori strada, grazie. Ma che fai tu? Stati fermo. I po' i miei amici. Devi investire un po' di gente. Vai. Perfezione. Oh cavolo, c'è quello grosso. Sì.
Bravo, Sidon, ma sei fortissimo. Vieni qua. Vai. No, me l'ho lanciato. Oh, è caduto giù pure quello, però. Dammi tutto lo zonanio che hai, che è qua. Ora con lo schematrix possiamo fare un sacco di roba. Ok, proseguiamo la nostra bella scalata. Perché dovrei camminare? Perché dovrei camminare? Fermi, fermi. Abbiamo i po. Oh, il freno a mano abbiamo messo pure. Attenzione, attenzione. Caprano fuoco. Aiuto. Stiamo riattivando e spegnendo il macchinario. Vieni qua. No, non a me. Vieni qua. Vai. Dico, ma spacchiamo subito la roccia. Cioè l'armatura. Con calma, con calma. Fatemi raccogliere tutto. Ok, zonanio, perfetto. Allora, dirigiamoci alla radice che abbiamo visto, perfetto. Così illuminiamo la zona. E c'è anche un coso grosso che non ci piace, ma che dovremo affrontare. E adesso vi becchiate un bel comitato di benvenuto. Neve. Fa troppo caldo, fa troppo caldo, ragazzi. Mi è esplosa la bomba in mano. Il piano è fallito, miseramente. Quindi dobbiamo affrontarli tutti quanti insieme? Che brutto. Vieni qua. Minchia, tre corazzati sono Santa Maria. Vieni qua, via. Perfetto, uno l'abbiamo levato l'armatura. Vai, Sidon. Vieni qua. Via. A tutti levato l'armatura, mi sa. Perfetto. Mica, tutto si sta rompendo qua. Becca di questo. Vieni qua. Tipo unzo. Lama del sergente. Ah, lama del sergente. Bravi, bravi. Ah, beh, li shottiamo, dai. Disintegrati. Mi sono spaventato per nulla. I miei po'. Venite qua, tesori miei. Ma quella cosa là sopra? È un po' supremo, cos'è? Cosa sei? Il po' grosso. Vediamo un po' cosa c'è qua dentro. Frecce di legno. Un po' una scammatina, però le frecce sono sempre utili. Ma ragazzi, comunque c'è... Poi non mi dite che io dico cavolate. È Lost Izalith al 200%. C'è anche la lava fatta male. Guardate. Questa volta non per scelta, ma per limite tecnico. Cosa sei tu? Ah. No Broblin. Ehi, cadi. Mica, è già morto. Che botta mi sono preso. Mi ha buttato nella lava, pezzo di merda. Meno male che non è morta. Ricarica tipo la zona, una cosa del genere. Che cretino quello che si è buttato nella lava quello. Vieni qua, buttati pure tu nella lava. Bravi, bravi. No, pure la lancia del colonnello. Tutto si sta rompendo qui. Abbiamo un bel po' di cose da visitare qua, sinceramente. Ma abbiamo una cassa. E a noi ci piace. Ci saranno cose di schifo? Può essere. Zonagno grande. Non è proprio schifo, però. L'arco del colonnello massiccio si sta rompendo. Che novità. Mi sa che questa è la zona... Questo è proprio il dungeon vero e proprio, ragazzi, sapete? Mi pare proprio di sì. Quindi facciamo una cosa intelligente. Facciamo che... Tra un po' chiudiamo l'episodio. Esploriamoci questa parte qua. E poi, prossimo episodio, ci facciamo tutto il dungeon. Ci facciamo anche le cutscene, come non abbiamo fatto con gli episodi degli Zora. E poi faremo gli episodi di esplorazione. Ah, fan cooler. Oh, io qua c'è le motoseghe. Non ho paura di usarle. Ammazza, mi sto massacrando. Ragazzi, dovreste aiutarmi, eh. Ci penso io, no? Me ne occupo da solo. Quello grosso non mi piace. Non mi piace per niente. Però, gli facciamo un bel po' di danni, eh. Dai che muore, dai che muore. È morto. Grande. Ah, ma proprio visto. È la miseria. Ehi. Con calma, brother. Che qua. Batticchiare amicizia lunga, eh. Muori, va. Dammi una cassa completamente inutile, sicuramente.
Marco del golem rinforzato. Inutile, sì. Però l'accettiamo. Ce la stiamo cavicchiando, eh. Ce la stiamo cavicchiando. E adesso che ho parlato, moriremo 100.000 volte. Venite qua. Mica in mira che c'ha. Guarda, possiamo fare una cosa interessante. Le ali di pipistrello aumentavano la gittata. Ne abbiamo uccisi un fottio. Eccoli qua. Yeah. Madonna mia. Perforante proprio. Ok, abbiamo l'arma giusta. Voglio prendere questo, via. Vai. Bravo che l'hai stordito. Ma no, me l'hai spento, via. Madonna mia. Venga, venga. A prendersi la giravolta della morte con la motosega qua. Vieni qua, spara. E uccidi. Sì, ce l'ho fatta. Vedi che c'è anche l'amico Fritz là. Cioè, rimangono queste palle di fuoco. Sa, sì. Ah, sono due, sì. Dammi il pisellino. No. Assolutamente no. Come faccio a levare queste palle? Ah, aspetta, aspetta, aspetta. Così. Mazzarola. Grazie, Sid. Dammi, Sidon. Via così. Poi così. E si è rotto? No, che palle. Ma che palle, Sidon. Potere. Leva quella cosa. In mezzo, in mezzo. Slalom. Attenzione. L'ho fatta. Vediamo cosa c'è nella prima cassa. Scudo di Zunenio. Ma possiamo levare questo. Allora, Space Gamers, io direi proprio di chiudere qui l'episodio. Andiamo a prendere quest'arma e quei po' al volo. E dobbiamo capire meglio questa storia della Zelda cattiva. Credo sia un'illusione di Ganondorf, secondo me. Anzi, può essere anche che sia proprio Ganondorf stesso, che magari sta cercando di recuperare i poteri, forse. Perché comunque noi l'abbiamo visto solo in versione mummia. Non l'abbiamo ancora visto in versione finale. Quindi secondo me sta cercando di recuperare i poteri e sta girovagando per il mondo di Hyrule sotto forma di Zelda. E prossimo episodio, ragazzi, come ho già detto, tutto interamente dedicato al dungeon che vediamo qui davanti, Lost Isolith. Ci vediamo anche alle cutscene di fine missione dei Goron. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.